Telespettatori di Tele4, buonasera, benvenuti al consueto appuntamento delle ore 18 con Trieste in diretta. Questa prima parte invece sono in compagnia della dottoressa Elena De Betto, che è la presidente regionale dell'UISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti, un sodalizio nazionale che appunto è ramificato poi in tutte le regioni e le province italiane. Buonasera. Buonasera e ben trovata. Allora, io inizierei questa nostra chiacchierata spendendo due parole per inquadrare appunto il sodalizio, l'UISP, che ha quale finalità, lo dice l'acronimo, suo nome stesso, sport per tutti, no? Perché magari lo sport, al di là delle scelte individuali, anche magari chi ha voglia di farlo non sempre è nelle condizioni di poterlo svolgere. Sì, l'acronimo appunto è Unione Italiana Sport per Tutti. Noi siamo un ente di promozione sportiva e di promozione sociale, e questo promuovere lo sport, che sta appunto nel nostro DNA, e come diceva lei, è una promozione che va a tutto tondo e che quindi non promuove lo sport in quanto tale, ma soprattutto la sua diffusione per tutte le persone. E noi lo intendiamo proprio come un diritto di cittadinanza, fa parte un po' dei nuovi diritti di cittadinanza. Ovviamente i primi a cui la nostra Costituzione ha pensato sono altri, ma ovviamente essere cittadini vuol dire anche godere di una buona salute, di un benessere, e lo sport va soprattutto in questa direzione, viene inteso soprattutto in questa direzione. L'accesso allo sport da sempre non è poi in realtà così diffuso o comunque così agile per tutte le categorie di persone che compongono la nostra popolazione. Certo, e questo in termini di età, di status sociale, di cultura anche personale, cioè quali sono, anche per la vostra esperienza, perché l'UISP esiste da diversi anni, mi sembra. Da 70. 70 anni, quindi non ricordavo la cifra esatta, per cui ho lasciato a lei, prima di dire qualche sciocchezza, la quantificazione temporale dell'esistenza del sodalizio, però stavo dicendo, la scelta di fare sport appunto è condizionata, se vogliamo, anche forse da, partiamo dalla più tenera età per poi andare avanti con gli anni, anche dall'ambiente familiare forse, dalla sensibilità dei genitori che magari ritengono opportuno che i propri figli da subito inizino un'attività sportiva, non solo in termini di attività fisica, ma come sappiamo anche che lo sport è educazione, lo sport è cultura per certi versi, no? In altri ambiti magari esteri, pensiamo agli Stati Uniti ad esempio, noi sappiamo che una delle grandi problematiche è appunto il tipo di alimentazione legato magari a quel paese, non accompagnato spesso da un'attività fisica, esatto. E sappiamo che negli Stati Uniti c'è questo grande problema, ma non solo negli Stati Uniti, di una scarsa attitudine all'attività fisica. Quindi anche fra le finalità dell'UISP c'è proprio anche questa, iniziamo così, potremmo dire, iniziando a educare, prima di fare sport, a educare allo sport, a far capire, come diceva lei un attimo fa, l'importanza dell'attività. Assolutamente. Beh, l'UISP nasce appunto 70 anni fa, nel 1948, all'indomani in qualche modo della Seconda Guerra Mondiale, e nasce quindi insieme con la nostra Costituzione. E inizialmente si chiamava Unione Italiana Sport Popolare perché la prima disuguaglianza, quella che non permetteva in qualche modo l'accesso allo sport per tutti, era soprattutto una diseguaglianza di ceto sociale. Oggi sappiamo che, come diceva lei, le diseguaglianze possono essere molte, possono essere quelle culturali, possono essere quelle economiche, possono essere quelle di accesso, perché non c'è la disponibilità dei luoghi in cui fare sport. Quindi l'UISP si impegna su tutti questi ambiti, c'è ovviamente una questione di integrazione, c'è una questione di genere, le donne accedono meno, e come diceva lei, i dati, non solo quelli degli Stati Uniti ma internazionali, ci indicano una società che culturalmente sta un po' abbandonando uno stile di vita attivo, tanto è vero che un terzo, per esempio, della popolazione italiana è completamente sedentaria, vuol dire che non fa nulla, cioè non si muove mai durante l'arco della propria giornata. Ecco che per noi dell'UISP diventa importante soprattutto spingerci su questi territori, no? Quelli di andare a in qualche modo limitare il gap di disuguaglianza e la difficoltà di accesso. E questo lavoro ovviamente non lo facciamo da soli, ma lo facciamo soprattutto grazie alle associazioni sportive che sono affiliate all'UISP, che sono la nostra grande base di lavoro. Certo. E aiutare
aiutare le associazioni sportive vuol dire ovviamente permettere a loro di diffondersi sul territorio e di dare mille opportunità alle persone, in base appunto a dove abitano e alla loro cultura e alla loro modalità di accesso, la possibilità di avere una esperienza sportiva vicina a se stessi e alle proprie esigenze. Certo, in questo senso quindi sfruttate impianti esistenti, se parliamo di sport in qualche maniera al chiuso, comunque che necessita, come una piscina che necessita comunque appunto di una struttura adeguata, o anche di cose più facili da organizzare come una semplice corsa campestre, mi viene in mente, piuttosto che altre attività all'aria aperta, alcune che magari necessitano anche di un istruttore che almeno all'inizio ti dà i rudimenti, altre che invece magari in qualche maniera spontaneamente uno può, semplicemente vedendo e copiando, intraprendere, no? Quindi il panorama è anche molto vasto da questo punto di vista, anche nei termini del vostro intervento. Assolutamente, tant'è vero che negli anni noi abbiamo fatto moltissime iniziative diverse, facciamo delle attività corsistiche, favoriamo le attività corsistiche di altri, ma poi anche attraverso delle manifestazioni portiamo lo sport in piazza o nei luoghi pubblici. Oggi le manifestazioni pubbliche sono organizzate continuamente, sono spesso all'aperto, sono spesso nelle nostre piazze e nelle nostre vie, ma nell'84, quando è nata per esempio Vivi Città, che è una storica manifestazione WISP, e per esempio correre una podistica cittadina urbana era cosa molto molto strana, e la città negli anni 80 era pensata quasi esclusivamente come un luogo da attraversare per andare nei luoghi di produzione. Oggi invece vediamo le nostre città sempre più riabitate da sportivi, da camminatori, da chi corre, da chi la transita in bicicletta, e quindi fortunatamente sta cambiando l'idea dell'ambiente in cui fare lo sport. Per molti anni lo sport è stato soprattutto racchiuso all'interno degli impianti sportivi, e questi non erano tanti, è una grandissima tematica appunto che dagli anni 70 in poi accompagna l'Italia. Gli impianti sportivi ci sono, la nostra regione è particolarmente fortunata, Trieste pure, ma non già appunto la presenza degli impianti determinava, o l'assenza determinava, una possibilità di accesso o meno alla pratica sportiva. Oggi invece lo sport è pensato in maniera più ampia. Certo, da questo punto di vista, se guardiamo alle fasce d'età, è più facile spingere uno ancora giovane, ragazzino, adolescente, già un po' più magari liceale, universitario, a fare sport rispetto a un adulto invece che già ha una famiglia, un lavoro, quindi magari ha i classici mille impegni quotidiani che spesso sono la scusa più utilizzata per dire non riesco ad andare in palestra, non riesco ad andare a fare anche una semplice camminata, per non dire una corsa, eccetera. Direi che sicuramente la parte più complicata è quella di convincere gli adulti. Sui bambini c'è un grande lavoro, cioè quasi tutti sanno che fare sport da bambini aiuta socialmente, aiuta ovviamente nella relazione e aiuta dal punto di vista del benessere. Ma anche qui, appunto, come dicevo, l'accesso ai bambini spesso è limitato per questioni economiche e sociali. L'accesso degli adulti invece, se sono adulti appunto lavoratori e così, è determinata dall'incompatibilità tra i tempi del lavoro e della famiglia e i tempi che uno dedica a se stesso. Bisogna cercare di coniugare, per questo ci vogliono politiche serie, non basta soltanto l'offerta, ci vuole appunto un impegno anche, come dire, di quelli che sono gli enti pubblici in questo senso. E devo dire che la nostra regione in questo è una partner valido, e che negli anni è stata più o meno presente, ma comunque sempre attenta. E tanto è vero appunto che i dati degli sportivi e dei praticanti nella nostra regione sono tra i più alti in Italia. E diciamo che la cosa più difficile è sicuramente quella di cambiare le abitudini, questo in assoluto. Certo. Per quanto riguarda l'opportunità di fare sport, va detto che comunque a Trieste in particolare, ma nel Friuli Venezia Giulia, abbiamo la fortuna di poter praticare gli sport, da quelli acquatici a quelli terrestri, a quelli alpini, quindi anche andare ad arrampicare o a fare delle camminate, quindi se vogliamo c'è anche forse lo stimolo alla natura stessa e alla conformazione del territorio, magari invoglia e indirizza le attitudini di ciascuno, c'è chi preferisce appunto una bella nuotata, chi preferisce invece una camminata o una arrampicata, no? Quindi se vogliamo da questo punto di vista, forse non so se avete dei dati o se negli incontri che magari fate a livello di responsabili regionali delle varie sedi WISP avete così una sorta di confronto fra le varie regioni italiane e anche capire com'è la risposta del territorio, quindi di chi vi abita, rispetto alle vostre proposte e alle opportunità sportive che sono disponibili. Sì. Allora,
noi non siamo il comitato più numeroso. Il comitato WISP, i comitati WISP più numerosi sono quelli, diciamo, delle regioni centrali, Emilia Romagna e Toscana. Un po' perché siamo una regione piccola, noi tutto sommato facciamo 1.200.000 abitanti, non è tantissimo. E l'altra questione è soprattutto data dal fatto che nel Friuli Venezia Giulia ci sono tanti soggetti sportivi. Culturalmente, lei diceva, c'è una predisposizione culturale alla pratica sportiva. È vero, la nostra regione ha culturalmente, credo che derivi più da una cultura quasi austro-ungarica, quindi prima ancora di quella italiana, di predisposizione nei confronti dell'attività fisica come attività di benessere. E, però devo dire, ecco, che anche i nostri numeri sono interessanti. Diciamo che per quanto riguarda l'WISP in Friuli Venezia Giulia, una persona ogni 60 ha una tessera WISP in tasca, uno ogni 30 nella provincia di Trieste. Quindi insomma, diciamo che i nostri numeri sono interessanti, considerateli soprattutto in rapporto alla popolazione e al territorio. Certo, ecco, prima accennavamo all'approccio allo sport in tenera età, negli adulti, con famiglia, con un lavoro, arriviamo poi alla terza o la grande età, come ho visto che la definite voi in questa vostra locandina che promuove, con un'iniziativa che inizia lunedì 24 e va avanti fino a venerdì 28 presso i nostri ricreatori comunali, lo leggo io per praticità: i Cobolli mercoledì e venerdì, lo Stuparici martedì e giovedì, il Riceri il mercoledì e venerdì e il Nordio martedì e giovedì, poi con gli orari ve li forniremo, poi c'è anche un sito internet da poter consultare. Però questa iniziativa in particolare organizzata dalla WISP è porte aperte al movimento e mi pare di aver capito si rivolge a una fascia d'età più avanzata, a quelle, a quell'età dove forse appunto la voglia di muoversi eccetera viene ancora meno, se paragonata prima quando si diceva la famiglia, il lavoro, i figli, certo, eccetera, cioè gli impegni quotidiani di tanti genitori. Beh, Trieste è una città longeva, no? E la regione tutta. E questo è sicuramente determinato dai fattori genetici, ma è determinato anche da uno stile di vita. Evidentemente, per esempio, dal punto di vista ambientale, come diceva lei prima, siamo favoriti. Però è anche vero che è mantenuta, come dire, l'età lunga e soprattutto il benessere in questa parte dell'età così più avanzata è mantenuto soprattutto da degli stili di vita adeguati, che sono quelli alimentari e quelli ovviamente del movimento. Quindi muoversi in età adulta e anziana è estremamente importante. E è un po' più difficile, perché è più difficile uscire di casa, è più difficile per gli uomini che per le donne, tanto è vero che i nostri corsi hanno una grandissima presenza di donne, un po' meno di uomini, e in questo modo noi abbiamo cercato di garantire un'offerta che fosse in ogni rione. Non soltanto noi, ci sono anche altre associazioni, ma l'WISP da molti anni, ormai credo una decina, collabora con il Comune di Trieste, e che concede gli spazi dei ricreatori al mattino, e in questo modo riusciamo ad offrire un'offerta motoria sotto casa, perché una delle cose di cui sicuramente gli anziani, o comunque diciamo quelli in età avanzata, hanno più paura è la questione di muoversi, prendere un autobus, fare molta strada, il tempo, la bora non aiuta, e quindi l'offerta, diciamo, di prossimità è sicuramente una scelta importante. Ecco perché la scelta dei ricreatori è stata fondamentale nella diffusione di queste iniziative. Dal 24 al 28 ovviamente, diciamo, è la settimana di apertura delle attività, in cui noi garantiamo un'apertura gratuita per tutti, quindi tutti possono venire a provare. Nei mesi successivi questa corsistica è una corsistica a pagamento, ma i costi sono veramente molto molto bassi e accessibili a tutti. Insieme con il Comune si è pensato comunque di garantire una gratuità a chi ha ISEE bassi. E soprattutto, in realtà, se uno non vuole iniziare a settembre-ottobre, perché abbiamo visto questa stagione molto calda ancora, ma vorrebbe cominciare invece a novembre, a dicembre, a gennaio, ovviamente l'accesso è sempre aperto per tutti e c'è sempre l'opportunità di provare prima di impegnarsi con un'iscrizione e un pagamento di quota. Certo, io prima ho citato rapidamente le quattro sedi, i quattro ricreatori comunali, che quindi non saranno soltanto la sede di questa prova, diciamo, di questo primo approccio, ma saranno la sede continuativa definitiva di questa attività. E gli orari che lei mi ha portato qui su questo volantino sono quelli definitivi o sono solo quelli circoscritti a questo momento di prova iniziale e poi gli orari cambieranno quando il corso si prende? No, sono quelli definitivi. Quindi possiamo anche citarli? Sì, assolutamente. Perché uno poi, se pensa, oltre a fare la prova gratuita, la vuole anche così finalizzare poi all'idea di restare ovviamente a seguire il corso, da subito sa se nelle fasce orarie in cui l'attività viene proposta sono compatibili con altri impegni di natura personale, perché sono tante persone
della terza età che assistono magari i figli, i nipoti, li portano ancora a scuola o comunque si occupano di aiutare le faccende domestiche, quindi magari certe fasce orarie possono essere incompatibili con altre, con altri impegni. Allora, al Cobolli, al mercoledì e al venerdì, dicevamo prima, dalle 9.30 alle 10.30. Allo Stuparic il martedì e il giovedì dalle 10 alle 11, al Ricceri il mercoledì e il venerdì dalle 10.30 alle 11.30 e al Nordio il martedì e il giovedì dalle 10.30 alle 11.30. Quindi comunque tutte e quattro sono, tutte e quattro le sedi operano in questo senso al mattino. È una scelta di natura salutistica fisica fare al mattino o è una scelta logistica, diciamo così? No, allora, per i ricreatori è una scelta logistica perché i ricreatori durante il pomeriggio sono aperti per i bambini, ma noi facciamo anche delle proposte pomeridiane. Le proposte pomeridiane sono presso la nostra sede in via Beccaria oppure sono presso altre sedi, come ad esempio in, sempre vicino a via Beccaria in via Coroneo, e dove appunto possiamo utilizzare degli spazi anche al pomeriggio e quindi lì facciamo una proposta pomeridiana. Certo, mi incuriosiva, prima diceva dal punto di vista di genere che le donne sono più presenti, più interessate, più frequentatrici di questo tipo di attività rispetto agli uomini. Avete magari provato a fare così una sorta di indagine del perché c'è questo diverso atteggiamento? Allora, prima mi permetto una battuta, finalmente, nel senso che dopo una storia che di solito va fino all'età adulta in cui gli uomini sono più sportivi delle donne, perché hanno una facilità di accesso rispetto alle donne e anche come dirigenti sportivi ci sono molti più uomini che donne, finalmente in tarda età ci prendiamo le nostre rivincite. Io credo che sia soprattutto una scelta perché le donne scelgono appunto per motivazioni di salute e di benessere. Gli uomini invece intendono lo sport molto spesso più nell'accezione di competizione e quindi trovano un po' più di difficoltà a approcciarsi alla corsistica, al corso di ginnastica dolce. È per questo che noi abbiamo pensato anche a loro, non nella fattispecie qui a Trieste in questo momento, però nel Goriziano e in altre province, dove partiamo con delle attività, per esempio, o di camminata, che vengono più apprezzate anche dagli uomini, oppure ancora di calcio camminato. E quindi sempre degli aspetti ludici e competitivi, però ad un ritmo che meglio si addice all'età dei partecipanti. E quindi ci siamo inventati questa attività di calcio camminato, è un'attività nazionale, esistono anche i campionati nazionali da quest'anno, e accedendo appunto ai portali del WISP territoriali oppure chiamando le sedi delle WISP territoriali ci si può informare su chi organizza questo tipo di attività. Certo, ecco, dal punto di vista della partecipazione viene richiesta il normale certificato medico di idoneità, svolgete voi o indirizzate voi le persone, i candidati a questi corsi ad andare a fare un elettrocardiogramma sotto sforzo, sono le classiche prove che si fanno, questa è la prima domanda. La seconda, i corsi da chi vengono tenuti ovviamente. Ok, la corsistica viene tenuta da del personale specializzato, noi utilizziamo soprattutto laureati in scienze motorie e, o diplomati ISEF se hanno una certa come dire, anzianità di servizio, e perché riteniamo che lavorare nell'ambito sportivo sia importante con professionalità. E la seconda cosa, che è appunto quella del certificato medico, per legge i partecipanti alle attività sportive organizzate da associazioni sportive devono fare una appunto devono assolutamente fare un controllo sanitario, che è appunto una visita semplice che uno può fare anche dal proprio medico, ma a questa visita deve essere abbinato un elettrocardiogramma recente. Spesso per quanto riguarda diciamo gli adulti anziani, per questioni di controllo, l'elettrocardiogramma uno ce l'ha già, è già in possesso, quindi deve solo fare la visita, oppure esistono molte strutture sul territorio che fanno entrambe le cose, cioè fanno delle visite sportive, in questo caso non agonistiche, con il controllo dell'elettrocardiogramma a riposo. Certo, questo tipo di ginnastica dolce si rivolge anche a persone che magari hanno avuto qualche problema, ad esempio di natura cardiaca, che sono di quelli più frequenti, per i quali poi lo stesso fisioterapista della riabilitazione cardiocircolatoria si preoccupa affinché il paziente guarito o comunque da tenere sotto controllo faccia un'attività fisica per tutta una serie di motivi. Quindi diciamo i vostri corsi hanno anche una visione in questo senso, o le persone che possono partecipare a questo punto devono, non devono avere precedenti no, di questo anzi, tipo di problema?
I nostri, allora, l'età anziana è in qualche modo un'età in cui uno ha mille acciacchi. I problemi cardiaci e quelli, diciamo, di artrosi o di dolore artritico, senza arrivare a questioni di altissima patologia, sono presenti nella stragrande maggioranza degli anziani e possono assolutamente accedere tutte le persone con qualsiasi tipo di patologia. L'importante è che avvisino chi tiene il corso, cioè il nostro istruttore, perché lui ha la competenza necessaria per capire quali sono gli esercizi adatti in base ovviamente all'esperienza pregressa e in base allo stato di salute delle persone. Quindi va assolutamente segnato qualsiasi piccolo problema uno abbia, in modo poi che l'istruttore possa segnalargli quali sono gli esercizi che può e che non può fare e qual è il livello al quale deve spingersi. Certo. Noi abbiamo alcuni corsi che addirittura siamo partiti seduti, cioè erano persone che da molto tempo non si muovevano e quindi i primi esercizi abbiamo fatti con calma, seduti, abbiamo riattivato le persone in modo appunto da garantire poi a queste persone un miglioramento, ma senza lo stress di quello che potrebbe essere un corso invece a un livello più elevato. Certo. In questo senso avete anche dei rapporti, una convenzione con l'azienda sanitaria, con le strutture sanitarie della città, della regione? Sì, questi corsi, soprattutto negli ultimi 2 anni, fanno parte di un progetto più ampio sull'invecchiamento attivo e sul piano di prevenzione e promozione della salute della Regione Friuli Venezia Giulia e delle aziende sanitarie. Tanto è vero che per alcuni di questi corsi nel 2018, che ormai si sta andando chiudendo, noi abbiamo ricevuto dei contributi della Regione Friuli Venezia Giulia, grazie anche a una convenzione che abbiamo appunto con la Regione e le aziende sanitarie, perché venissero promossi e venissero aumentati nel numero e nella proposta. E la nostra regione è molto attenta a queste tematiche, come dicevo prima, perché è una regione anziana e quindi ha tutto l'interesse a mantenere la propria popolazione in salute. È intervenuto appunto economicamente, le aziende sanitarie sono il braccio armato attraverso il quale questi progetti sono partiti in tutte e 4 le province e noi siamo partner in tutte e 4 le province di questo tipo di progettualità. Certo. Volevo chiedere una cosa che adesso stavo pensando adesso. Mi avevo sfuggito, però una domanda che volevo farle che mi interessava. Sì, la durata dei corsi, perché abbiamo parlato che iniziano adesso, appunto, c'è questo primo approccio, questo primo assaggio di quella che è appunto la vostra offerta sportiva, chiamiamola così, sì. Da 24 al 28 settembre, poi iniziano i corsi e si durano tutto l'inverno, hanno una durata più circoscritta, come funziona? Iniziano ufficialmente il 1° di ottobre. Durano fino alla fine di maggio, giugno e luglio. Quest'anno, per esempio, sono stati mesi interessati da un'attività all'aria aperta. L'UISPA Trieste gestisce un impianto sportivo, l'impianto di Campo Cologno, dove c'è la pista di atletica e ci sono i campi da tennis. Abbiamo approfittato di quello spazio, che è uno spazio meraviglioso, al verde, molto aperto, per fare delle attività con le persone che ci avevano seguito durante l'inverno, ma anche chi voleva accedere solo in quei mesi lì, all'aperto. Certo, ecco, lei prima diceva abbiamo scelto i ricreatori in maniera anche da essere presenti in alcune aree della città che sono appunto in qualche maniera legate territorialmente, no, alle sedi dei 4 ricreatori, però ci sono magari zone più periferiche che invece non hanno questo tipo di struttura. Avete forse fatto degli accordi con le associazioni che invece si occupano di accompagnare gli anziani e andarli a prendere a casa in maniera da permettere anche a loro, proprio nell'ottica dello sport per tutti, di raggiungere la sede del corso e quindi in maniera agevole poter quindi partecipare? In questo momento no, però per esempio il Riccieri è un ricreatorio periferico, è a Borgo San Sergio, sì. Il Cobolli è il ricreatorio di Valmaura, quindi diciamo che non ci siamo concentrati solo sul centro cittadino. Non abbiamo degli accordi con questo tipo di associazioni, ma credo che attraverso i progetti che comunque il comune ha per l'accompagnamento si possano richiedere accompagnamenti per questo tipo di attività. Per cui mi risulta, adesso non glielo so dire con certezza, ma ritengo che attraverso quello che era il progetto Amalia e quindi tutto quello che era in qualche modo l'accompagnamento degli anziani, si possa richiedere anche di essere accompagnati in questo tipo di attività, proprio per questa collaborazione che noi abbiamo con il Comune.
Certo. Senta, mi veniva in mente quanto ci raccontava nella precedente occasione il direttore dell'ITIS, no? Dove hanno portato avanti già dall'anno scorso un progetto che vede i ragazzini anche delle scuole medie inferiori, delle elementari, o la scuola primaria di primo grado, come si chiama adesso, che faccio sempre fatica a contestualizzare il nome attuale della scuola dell'obbligo, e portandoli dentro la struttura dell'ITIS e facendoli interagire con gli anziani dal punto di vista sportivo, visto che proprio siamo in ricreatori e le diceva giustamente al pomeriggio, i ricreatori sono aperti ai ragazzi che la mattina viceversa sono a scuola. Qualche esperienza di ginnastica assieme è stata mai pensata? Avrebbe un senso? Sarebbe percorribile? O anche il tipo di ginnastica che si va a fare con la persona più avanti con gli anni rispetto a un ragazzino è talmente diverso che non avrebbe senso? Magari genererebbe quasi più delle controindicazioni in termini di psicologiche, di fastidio che altro? No, allora, hanno soprattutto senso in termini di socialità. Per i bambini è importante incontrare degli anziani e per gli anziani è ovviamente molto positivo incontrare dei bambini o dei ragazzi. Dico che è importante per entrambi perché c'è la coscienza per i bambini di quello che si diventerà in futuro e quindi un anziano che fa attività, un adulto che fa attività indica al bambino una buona pratica che può continuare per tutta la vita. È importante ovviamente per gli anziani perché gli dà modo di sentirsi ancora utili e di sentirsi inseriti nella società. E l'esperienza fatta quest'estate presso Campo Colonia è stata un'esperienza che era in contemporanea con la proposta estiva per i bambini, quelli che normalmente vengono chiamati centri estivi e che per noi sono invece dei centri multisportivi dove i bambini hanno la possibilità di provare molte esperienze sportive diverse. In quell'occasione lì c'è stato questo incontro ed è stato molto interessante, proprio perché appunto al di là della valenza sull'atto motorio di per sé ha una valenza sociale e di esempio. Certo. E poi stimola anche appunto gli adulti a voler fare con i bambini, offrire spazi condivisi e secondo me la scelta vincente, come diceva lei, i nonni spesso si occupano dei nipoti, vanno nelle piscine, li cambiano, li vestono. Offrire a questi nonni anche uno spazio a latere delle proprie attività è importantissimo, li rende attivi e non semplicemente degli accompagnatori. Certo. Potrebbe essere anche un modo di sfruttare devo dire gli degli spazi per entrambi. Certo, certo. Senta, ancora un'ultima cosa prima di congedarci, dal punto di vista numerico, i corsi sono a numero chiuso, c'è un limite per quanto riguarda le adesioni, se lo superate mettete in campo un secondo corso, come siete organizzati da questo punto di vista? Allora, assolutamente sì, sono a numero chiuso, il numero è determinato dagli ambienti, per cui abbiamo corsi che si chiudono a 15 e corsi invece che possono arrivare anche a 30. Ovviamente diciamo che tendiamo a tenerli abbastanza omogenei per le capacità delle persone, questo per non come dire, stressare nessuno in entrambi i casi. Nel caso in cui la richiesta sia eccedente la nostra disponibilità, cerchiamo di aprire nuovi corsi. E questo appunto per garantire a tutti la possibilità di partecipare, anzi a noi fa piacere, più corsi ci sono meglio. Certo, ancora ricordiamo allora in chiusura tempi e modi di iscrizione, basta venire la prossima settimana dal 24 presso il ricreatorio comunale che abbiamo citato, si può venire presso la vostra sede, magari ricordiamo l'indirizzo, il numero di telefono, le modalità di adesione. Mm-hmm. Allora si può ovviamente presentarsi direttamente presso le sedi dei ricreatori, si può, se si vogliono informazioni, telefonare alla nostra sede, il numero è 040 639382, si può andare sul sito www.wisp.it / quindi la barra laterale Trieste, ma oppure se si va su quello del WISP e basta, e si può raggiungere anche quello regionale e tra l'altro si vedono un sacco di cose che facciamo sul livello nazionale e si può ovviamente scrivere una mail e l'indirizzo è trieste@wisp.it. Certo, e la sede in via, mi ha detto? Scusi, non ho detto, via Beccaria numero 6. Con orario eventualmente? Allora, tutte le mattine tranne il mercoledì dalle 9 a mezzogiorno e poi anche i pomeriggi invece dalle 2 fino alle 4 e mezza. Perfetto, bene, ringrazio allora la dottoressa Elena De Betto, Presidente regionale dell'Unione Italiana Sport per Tutti.